l'investimento universitario della LUMS in Sicilia è proprio quello per permettere alle energie delle ragazze e dei ragazzi, delle studentesse e degli studenti siciliani in Sicilia di dare il meglio per sé e poi spendersi bene nel mondo del lavoro e delle professioni. La presenza di Luca Parmitano, personalità come ben sappiamo di livello internazionale, a cui diamo la laurea honoris causa, e quindi un elemento davvero di grandissimo orgoglio per la nostra sede di Palermo. Così la conoscenza, lo studio, acquisire competenze da tante materie diverse, significa acquisire strumenti che possiamo utilizzare. Ci sono strumenti che possiamo utilizzare ogni giorno, ci sono strumenti molto specialistici che possiamo utilizzare solo in determinati contesti. In quei casi possiamo arrangiarci con altri strumenti, ma avere lo strumento adatto, come disse Archimede, datemi una leva, solleverò il mondo, avere lo strumento adatto al momento giusto ci permette di risolvere in maniera competente le soluzioni più complesse. Sembrerebbe strano, perché un astronauta dice: cosa c'entra un astronauta con la laurea in honoris causa magistrale in economia e maggio? C'entra molto, perché poi questi signori qui, questi astronauti, in particolare lui che è un chief astronaut ormai, fanno che cosa? Della gestione di persone, individui, persone, processi e strutture in situazioni alta innovatività e ad alto rischio. Il messaggio che la LUMS intende trasmettere è che il progresso scientifico e tecnologico deve essere rivolto al servizio dell'uomo, della pace e della fraternità tra i popoli. Mi sono veramente lieto e straordinariamente onorato di avere, in qualità di presidente del corso di laurea magistrale in economia e management della LUMS, il compito di presentare il candidato Luca Salvo Parmitano. Emozionato perché non ho mai indossato la toga e quindi è per me la prima volta, sento il peso anche fisico di quello che sto facendo. È sempre molto strano sentire parlare di se stessi in terza persona come presente, e anche oggi non è da meno. Una proposta del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo che unanime l'ha dichiarata degna di ricevere la laurea magistrale honoris causa con questa motivazione: per avere votato la sua vita interamente a svolgere attività fondamentali alla frontiera dell'innovazione, dell'esplorazione e della tecnologia a livello globale, giungendo ad abbracciare l'economia e il management delle attività aerospaziali, nella gestione di persone, processi e strutture in progetti ad elevata creatività in situazioni ad altissimo rischio. Con il suo fulgido esempio e con l'attenzione agli effetti estremi del cambiamento climatico e la tensione al sostegno agli studi di giovani meno fortunati, ha sviluppato meriti scientifici e sociali che lo rendono una personalità carismatica di elevato valore umano e professionale. Terre emerse sono di tutti, e che siamo tutti corresponsabili del mantenimento di queste terre emerse, perché non siamo gli unici abitanti, esiste un'intera ecologia, un intero ecosistema, la terra è un sistema vivente essa stessa, e la nostra responsabilità è quella di preservarlo, non per noi, ma per il futuro. Il futuro non ci appartiene, appartiene alle generazioni che verranno, eppure è nelle nostre mani adesso, ed è quindi adesso il momento di intervenire per fare in modo che questo futuro continui ad esistere.